Questo programma è offerto da Amici di Movida TV Latina, come anticipatovi nelle puntate precedenti, quest'oggi ci troviamo a Castellaneta Marina, presso il villaggio dei Turchesi. In questa bellissima location sta per avere inizio l'evento Salsa Allegra, una 3 giorni dedicata a tutti gli amanti dei balli caraibici e non solo, con numerosi stage dei maestri cubani Aida Sanchez e Solvay. E soprattutto tanta animazione con tornei di calcetto, burraco, ping pong e tanto altro. A me non resta che augurarvi una buona visione. Seguir viviendo con el dolor que me llevaré en mi corazón, porque fue a mí quien le tocó sufrir. Quizás mañana te acuerdes de mí. Seguir viviendo con el dolor que me llevaré en mi corazón, porque fue a mí quien le tocó sufrir. Quizás mañana te acuerdes de mí. Salgo a la calle buscando un consuelo, mis lágrimas al caminar, solitario y vencido llevo. Siamo in compagnia del direttore di questo bellissimo villaggio che vi presento. Martino De Pace, benvenuti. Ok, allora direttore, ci vuole illustrare quali sono le caratteristiche principali del villaggio dei Turchesi? Il villaggio dei Turchesi ha la sua particolarità in questa piscina enorme di oltre 5.500 metri quadrati, con attorno 152 appartamenti bilocali e trilocali, quindi per 4 e 6 posti letto, per una capienza massima di 760 persone. Invece adesso volevo chiederle, quando inizia la vostra stagione e quali sono i servizi principali che offrite ai vostri clienti? Beh, la stagione per noi è iniziata già con Pasqua. E pian piano entreremo nel vivo della stagione con un servizio di animazione, quindi un servizio di intrattenimento sia per gli adulti che per i bambini con il mini club. La struttura è dotata di 3 campetti, 2 di beach tennis e beach volley e un campetto di calcetto. Abbiamo un servizio di ristorazione, anche se essendo formula residence gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, per cui avendo a disposizione anche un nostro supermercato, chi soggiorna da noi può vivere la sua vacanza in libertà, decidendo giorno per giorno come organizzare la propria giornata di vacanza. Ok, ultima domanda, cosa ne pensa di questo bellissimo evento, di questi 3 giorni di Salsa Allegra? Beh, devo essere sincero, essendo di origine sudamericana per me è come essere a casa. Già il villaggio è una casa, poi in compagnia di questa bella gente, di questa musica che per me è nel sangue, una cosa meravigliosa. Speriamo sicuramente nel prossimo evento Salsa Allegra 10 sempre qui. La struttura è qui e io vi aspetto con piacere. Ok, io la ringrazio per la partecipazione e le auguro una buona giornata. La fantasia e la ternura desapareció, todo el cariño que un día existió lo fuiste apagando muy suave y lentamente, y solo tú te quejas de nuestro gran amor, que yo no sirvo, te tengo cansada, que te dejé sola, ya no me soportas, yo debo de confesarte que así no puedo vivir. Así no, así no. Óyeme. Así no, así no. Óyeme, mamá. Así no, así no. Esa forma tuya de tratarme. Allora, siamo in compagnia qui di un'amica del Salsa Allegra che vi presento. Isabella. Ok, Isabella, allora, conosci il nostro programma Movida Latina? Sì. Allora, siccome ci sei simpatica, volevo proporti una cosa. Vuoi fare la valletta per questa puntata? Mi piacerebbe farla. Ok, allora iniziamo con le interviste con la nostra nuova valletta. De nuestro gran amor. Así no, así no. Óyeme. Así no, así no. Óyeme tú, así no, así no. Yo tengo que confesarte que así no puedo seguir. Así no. Siamo in compagnia di 2 organizzatori di questo bellissimo evento che vi presento. Domenico Lo Russo. Isabella Angiola. Ok, Isabella, iniziamo da te. La tua scuola d'appartenenza?
Gruppo Abana di Bari. Spiegaci un po' all'interno della tua scuola qualche iniziativa speciale, vuoi raccontarci qualcosa di voi? L'unica cosa che ti posso dire è che la nostra scuola è un... nella nostra scuola cerchiamo di portare avanti il più possibile la cultura cubana, mantenendo la tradizione che si sta perdendo purtroppo, perché si sta perdendo, si sta commercializzando molto sia a livello musicale sia a livello di ballo. Quindi noi cerchiamo di portare avanti il vecchio stile di salsa con qualche innovazione anche, perché no, però mantenendo sempre il massimo rispetto di quella che è la madre cultura e la madre terra che è Cuba. Ok, invece a te chiedo, conosci già il nostro programma Movida TV Latina? Sì, abbastanza, è molto un programma molto ascoltato, importante e sinceramente è una bella cosa perché comunque pubblicizza molti eventi ed è bello che sia così comunque. E non peraltro io gratificato della vostra presenza nel nostro saggio spettacolo che faremo a fine di giugno, il 30, al Teatro Abeliano, ci sarà la presenza di questo grandissimo Movida TV Latina. Ok, abbiamo visto una massiccia presenza qui di gente, soprattutto vostri corsisti, ma anche di tante altre scuole. Una tua opinione su questo bellissimo evento? Beh, io dovrei essere di parte perché sono uno degli organizzatori principali con la Descarga Cubana e la mia scuola cubana, che sono, questa è la nona edizione di questo grandissimo evento. Beh, che dire, quest'anno è andata ancora meglio degli altri anni, la location. Non è facile di questi tempi muovere gente. La gente che si muove per gli eventi praticamente si muove per quello che sei tu. Se tu parli e fai bene di te, la gente ti segue, non solo per l'evento, ma segue, ripeto, segue la persona, il maestro o i maestri. Ok, vuoi fare un saluto agli amici di Movida TV Latina? Certo, come no. Ciao Movida TV, a presto. Come si dice allo cubano? Hasta luego, a nuestra familia grande. Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté. Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí. Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti. Un día más, para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor. Para cantarte nuevamente una canción. Centro Revisioni Modugnese. Revisione autoveicoli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli a 3 e 4 ruote. Servizio gratuito di prelievo e riconsegna del mezzo. Via Carducci numero 51A, Modugno Bari. Telefono 080 53 53 562. Sé que soy el tipo que tú prefieres, solo tengo ojos para ti. El amor perdura cuando es así. Cuando yo borracho me voy con otra, sabes que yo solo te quiero a ti. Sono in compagnia di due amiche direttamente da Cuba che vi presento. Solveig Abreu Martinez. Aida Sanchez. Ok, allora raccontaci un po' di te. Da dove vieni? Abbiamo detto da Cuba, un po' della tua storia, come nasce il tuo amore per il caraibico? Sicuramente tu sei cubana, quindi... O per fortuna o per dispiacere, non lo so, per qualche duro, noi siamo nati così, al di là di scuole, al di là di tutto quanto, poi cresciamo con un po' di scuola, al di là della natura, diciamo. E quindi niente, mi trovo qua dal 2005 qua in Puglia e in questo momento sto insegnando alla scuola Havana Dance, Descarga Cubana e a Quartiere Latino. Ok, stessa domanda per te, quando nasce il tuo amore per i balli caraibici? Sicuramente anche tu cubana, già da in fasce, giusto? Sì, giustamente così. Per me nasce dal primo momento che vado fuori dalla pancia della mia mamma. Questa è la prima cosa. Poi piano piano mi rendo conto che la danza, la musica in generale per me è la mia vita.
non c'è nessuna altra cosa che mi piacerebbe fare di più di questo. Cosa farai in questi giorni? C'erano degli stage dove tu insegnerai qualcosa di particolare ai nostri ragazzi? Sì, per me è un piacere mostrare ai ragazzi la nostra cultura direttamente, propriamente, vicinissimo a loro, visto che all'italiano le piace la nostra cultura tantissimo. Quindi per me è un piacere mostrare agli allievi che abbiamo tanti, tanti, tanti cultura nostra per mostrare, e loro ce l'hai tanti cose da imparare anche. Salsa, rumba, afro, danza popolare, tutto il resto in generale. Cosa ne pensi di questo bellissimo evento? Io sono felicissima con questo evento, guarda. E persona bellissima, è la prima volta che arrivo qui a un festival, qui a Bari. E che posso dire? Voglio ritornare un'altra volta, ricaricata di energia, di allegria, di positività e di amore anche, senza amore non c'è niente, ragazzi. Tutto il resto lo possiamo risolvere in strada. Ok, invece per te, che già ci conosci, cosa ne pensi del nostro programma? Vedi, io vi ringrazio a ognuno di voi, cameraman, direttore, come tutti quanti, te intervistatore si dice? Sì. Perché anche voi date un granello di sabbia in tutto questo mare che è la vita latina. Vi ringrazio di tutto cuore. Ok, allora volete salutare insieme gli amici di Movida TV Latina? Salutiamo! Tantissimo amore e calore, cubano! Dice que la vida se le da bien dura, con los problemas, con la censura, es por eso. Necesita un pasaporte, imprescindible caminar por otras tierras, al precio que sea necesario, sin lucha, sin guerra. Ella se aferra al amor, pero el amor le da golpe. Questo programma è stato offerto da... La noche está difícil.